Allora, chiacchierando con qualcuno di voi fuori, mi avete fatto tante domande. Quello che volevo dirvi è che ovviamente noi qui abbiamo la loro presenza diretta, che sono venuti apposta per farci vedere delle cose e per rispondere anche alle domande. Cioè, lo spirito proprio del laboratorio dal basso è quello per noi di acquisire delle conoscenze grazie alla loro esperienza o alle loro storie. Quindi, poi rompiamo gli indugi, facciamogli tutte le domande quanto più indiscrete possibile, loro poi decideranno se rispondere o meno. Allora, non se sono sposati, quelle cose lì, poi quelle alla fine della parola. Allora, è una comunicazione importante. Domani, i due interventi che erano previsti, uno per la mattina e uno per il pomeriggio, saranno uniti entrambi alla mattina. Quindi ci sarà un unico intervento che sarà dalle 9:30 alle 13:30, proprio perché i due, Andy Ferrari e Carmelo Grassi, hanno chiesto di fare l'intervento insieme. Quindi ci sarà soltanto la mattina e poi si concluderà il laboratorio. Quindi questa è la comunicazione, diciamo, urgente. E poi riprendiamo da dove avevamo lasciato, in un certo senso. Posso chiedere l'intervento di Elisa un attimo, perché poi ci interessa scendere ancora più nel concreto, cioè portare queste esperienze anche in Puglia, e poi ci prenderemo anche noi 5 minuti per farvi vedere quello che abbiamo già realizzato a Lecce e in provincia e nel Salento, ma anche a Bari, a Taranto, eccetera. Prego. Ecco, io ragionavo prima con Andrea appunto durante la pausa un pochettino per cercare anche di capire anche a livello europeo come poter spendere poi un'idea progettuale del genere, no? E quindi perché no, vedendo la situazione comunque, non lo so, nello specifico l'esempio del Ghost Tour, mentre comunque sentivo appunto la loro esposizione, mi veniva in mente, pensavo, ma come mai non mettersi anche in relazione, in contatto anche con loro, che comunque io avendo avuto un'esperienza lì a Dublino, visto che loro sono molto forti su questa cosa, appunto nella cultura anglosassone, pur non avendo gli stessi siti che noi abbiamo, perché noi comunque si ritiene comunque l'80% del patrimonio culturale a livello comunque anche architettonico monumentale ce l'abbiamo noi. Come mai non riusciamo poi a valorizzarlo? Quindi questo potrebbe essere anche un buon punto di partenza, un buon tavolo di discussione per poter iniziare a ragionare qualcosa nello specifico. Ti rispondo Flash proprio sul Ghost Tour, che magari poi qui a Lecce chiameremo in un'altra maniera, o perché no, Ghost Tour, magari poi avendo conosciuto Andrea ne parleremo. In realtà noi lo stiamo preparando da circa 6 mesi. C'è un piccolo gruppo che sta lavorando proprio a questa iniziativa che verrà calendarizzata poi in primavera, quando ci saranno le belle giornate. Ovviamente questo laboratorio anche a noi serve per capire, grazie a tutte le vostre competenze, come renderlo poi sostenibile e come renderlo concreto. Quindi questa è una prima indicazione. Ecco, l'unica perplessità che mi veniva dal punto di vista poi della realtà leccese, nel senso mi piaceva moltissimo l'idea del fatto di creare il Museo della Memoria. Ecco, questo a livello diciamo turistico potrebbe avere una grossa risonanza, però mi chiedevo a livello locale, un po' probabilmente forse intimorita dal racconto di Andrea sul fatto che comunque le popolazioni insomma del luogo sono le prime che poi non partecipano. Ecco, io a livello essendo comunque leccese, mi piacerebbe poter trovarmi davanti a questo tipo di realtà, nel senso conoscere poi aneddoti, episodi del passato, storie, storytelling che comunque nella quotidianità non sappiamo, io non so nulla a livello. Quindi questo sarebbe interessante anche dal punto di vista didattico, ecco, formativo, quindi iniziare a una collaborazione con l'università, secondo me. Insomma, a livello anche, non lo so, di storia medievale, che io so veramente molto poco. Come obiettivo io in specifico mi prefiggerei appunto quello di poter coinvolgere anche la popolazione del luogo. E così poi si innescano tutta una serie di meccanismi, come diceva appunto anche il direttore del MUST, di scambio di buone prassi, cittadinanza attiva, quindi anche quella riscoperta un po' di identità del territorio, che fortunatamente a noi salentini non manca, perché rispetto ad altre realtà italiane diciamo siamo molto attaccati.
Dico un'altra stupidaggine, noi abbiamo tanto questa cosa della pizzica, ad esempio, però un museo, qualcosa che mi spieghi, al di là delle manifestazioni dove comunque viene appunto raccontata, io non ce l'ho, quindi questo potrebbe essere, visto che c'è stata tutta questa cosa della notte da Taranta, un maggiore insomma input. Per dire, dico una stupidaggine, questa è la cosa un po' più, però ovviamente già abbastanza cavalcata. Io direi, cioè, personalmente, di cavalcare appunto l'onda, nel senso ci troviamo davanti a questa bella sorpresa, insomma, di essere stati preselezionati come capitale europea della cultura, quindi mi interesserebbe anche approfondire e capire poi sulla carta, cioè, che cosa c'è. Vorrei comunque vedere anche un po', appena avrò un po' di tempo, anche un po' il dossier nello specifico, che cosa propone, insomma, cosa noi potremmo fare, soprattutto gli operatori culturali in particolar modo, visto che parliamo comunque di arte, di teatro. E niente, mi interessava anche il fatto sempre per ragionare un po' sul discorso della cooperazione culturale, quando mi parlavi del Giappone. Non a caso, andandomi a vedere ogni tanto appunto il sito della Commissione Europea e in particolare dell'Agenzia EACEA, sono portati alcuni esempi di cooperazione comunque con la Cina, ad esempio, che è un paese che dal punto di vista comunque economico sta, insomma, emergendo a livello, insomma, molto alto, quindi loro ho scoperto anche che comunque nutrono anche una sorta di emulazione anche in quello che noi facciamo, europei, italiani in particolare, non a caso anche dal punto di vista architettonico, costruiscono delle vere e proprie land, cioè dei propri villaggi dove loro ad esempio durante il matrimonio o altre festività vanno e si fanno le foto, quindi questo potrebbe essere anche secondo me cercare di intercettare, perché no, dei diversi portatori di interesse anche in quei paesi, potrebbe essere insomma una chiave di volta. Per quanto riguarda appunto le prospettive future, insomma, della possibili finanziamenti europei, appunto io vi consiglio, purtroppo non sono riuscita a trovarle perché siamo ancora work in progress, di cercare di captare, dovrebbe essere pubblicato a dicembre, un po' quelle che sono le linee guida, quel plico, insomma, di quelle famose 100 pagine dove spiegano un po' meglio quali sono gli interventi, le azioni, le priorità, per cercare appunto già di iniziare a progettare, avere in mente un'idea progettuale su cui appunto iniziare a lavorarci per non farvi cogliere impreparati. Questo è quindi un suggerimento appunto che posso dare, cercare di individuare anche diverse figure professionali fra di voi, nel senso mi piacerebbe comunque a conclusione, magari anche domani, se avete avuto modo anche di conoscervi un po' meglio, di cercare di vedere magari si è portatori di uno stesso interesse, perché no, avendo diverse competenze, non lo so, qualcuno che si occupa di web, comunicazione, piuttosto che ma a livello proprio di gestionale, quindi sì, poi sono fortemente convinta che per arrivare per ottenere una progettazione efficace, giustamente bisogna partire dall'individuazione di un problema, no? più che dalla soluzione. Quindi quando io mi sono trovata a progettare, la cosa che mi colpiva di più è dove riscontravo degli ottimi risultati e ritrovarmi appunto in queste cosiddette tavole rotonde dove tutti quanti insomma si discute, si dà il proprio punto di vista, si cerca di arrivare insomma al punto. Io poi avevo un'altra perplessità, un'altra domanda da fare dal punto di vista un po' del, appunto, quando parliamo di ghost tour, come mai li fate, diciamo, stagionalmente, cioè l'estate? Un po' perché a me piacerebbe, visto che comunque noi cavalchiamo anche noi l'onda del turismo, nel senso che molti turisti vengono soprattutto d'estate, mi piacerebbe comunque, attraverso poi la realizzazione di futuri progetti magari europei, che assistere un po' alla destagionalizzazione del turismo. Ecco perché mi piaceva molto l'idea del Museo della Memoria, quindi volevo chiedere un po' perché voi lo fate solamente d'estate, se è un problema proprio di affluenza o organizzativo. Il nostro nome la dice lunga, Autunno Nero, quindi noi abbiamo sempre lavorato nella stagione autunnale. E prima dicevo che non saremo qui senza la Regione. Una delle cose, dei capisaldi per cui la Regione ha creduto nel nostro progetto, proprio messo come parametro, era il fatto della destagionalizzazione.
cioè ci ha fatto salire molto in graduatoria il fatto perché comunque da noi è tutto, ma non soltanto da noi, molto congestionato nella stagione estiva. Questo era molto importante. Il Ghost Tour è il primo progetto che noi facciamo in estate. Non abbiamo mai fatto niente in estate. In realtà è stato perché eravamo poco fiduciosi e poco coraggiosi. Cioè, nel senso, un progetto senza un budget, farlo in autunno, all'inizio pensavamo di attirare i locali, pensavamo che fosse un'iniziativa per i locali. E diciamo, se non viene nessuno in autunno, almeno se lo facciamo d'estate, mal che vada, ci sono i turisti che vengono. Detto proprio, mi dispiace dirlo così, però in Certo. soldoni questo è stato il ragionamento. Per quanto il Go Sur fatto a ottobre è stato quello che ha avuto più gente in assoluto. Un po' forse anche per Halloween, tutta quella storia, Sì, insomma. sicuramente. Però il motivo per cui io sono d'accordissimo invece con te, proprio perché noi nasciamo per fare invece questo processo di destagionalizzazione. Però in questo caso è proprio un problema di codardia. Certo. Un'ultima cosa invece, ragionando un po' sulla figura delle streghe, visto che comunque l'anno europeo del 2014 si sarà improntato comunque sulla figura della donna, e quindi ecco, sarebbe interessante, un'ipotetica idea progettuale secondo me interessante da sviluppare dal punto di vista proprio del teatro, un qualcosa che abbia a che vedere appunto con il ruolo della donna femminile, quindi anche lì ci sarebbe. Secondo me sarebbe una bellissima idea quella di fare uno studio un po' anche nel passato sulla cosiddetta caccia alle streghe, perché una donna veniva riconosciuta, insomma, veniva giudicata come strega e stavo cercando di, pensavo durante Se posso la. darti un consiglio, leggete il Malleus Maleficarum, che è sostanzialmente un compendio sulla misoginia. Ecco, Ecco. se volete, è un po' noioso, un po' pesante, No, però lì noi al sud c'è. abbiamo Vabbè, avuto dei luoghi, più nel Beneventano, ne parlavo appunto prima, è famoso, ecco, ovviamente è famosa la caccia per. alle streghe, insomma, poi cercavo anch'io nel mio immaginario di identificare dei posti dove anche qua potrebbero, insomma, potrebbe essere suggestivo. Negli archivi spesso, spesso ci Esatto. sono documenti di cui non sanno, gli archivi sono talmente pieni di cose che spesso non sanno neanche della loro esistenza. Ecco, quindi anche qui la cultura è vista, cioè, appunto, ha un valore non solamente intrinseco, ma appunto, come dicevo stamattina, una risorsa trasversale, perché potrebbero essere messi in atto proprio dei processi di ricerca, proprio, no? In questo caso, appunto, gli enti di ricerca che sono comunque l'università, e ecco come la cultura, secondo me, diventa appunto educazione e formazione. E non per niente, secondo me, tenere a bada comunque anche le opportunità quando parlavo stamattina, dei 250.000 artisti che avranno la possibilità di usufruire delle cosiddette grants, quindi delle borse, per cercare di, esatto, portare avanti. Ma lo stesso anche i semplici, progetti più semplici con cui ho avuto a che fare sono i Youth in Action, che fanno parte sempre dell'agenzia EACEA e sono, parliamo comunque di budget abbastanza, diciamo, bassi rispetto agli altri, 20-25 mila euro, però la maggior parte della volta vengono finanziati in toto. Quindi magari anche semplici scambi, non lo so, promozione sociale in questo senso attraverso la cultura e il teatro potrebbe essere veramente efficace. È anche facilmente gestibile, diciamo, come punto di partenza. Nonché poi da lì, dal progetto, nasce il progetto, perché appunto il cosiddetto networking, quindi anche là si iniziano a costituire future relazioni per ipotetici partenariati, perché no? Quindi ecco, si innesca tutto un meccanismo a catena che. Beh, quindi io vi consiglio, stiamo a vedere un pochettino quali saranno poi le call. Ripeto, il 10 dicembre dovrebbe uscire la prima, adesso non lo so se sarà più improntato sul settore, non so, media, che comunque, come abbiamo visto stamattina, il 51% dei fondi sarà destinato appunto agli operatori dell'audiovisual, quindi tutti quelli che hanno a che fare con il cinema, i documentari, con la radio, col web. Però ecco, da lì iniziare già. Io consiglio appunto di avere già un po' di materiale pronto e soprattutto la ricerca dei partner è fondamentale, perché senza di quelli l'accesso ai fondi diretti è impossibile, quindi questa è un po' una delle priorità della Commissione europea. Scusate. Allora, sto dicendo, rispetto a questi bandi, è interessante anche che si può unire l'aspetto performativo con quello video dei media, no? Attraverso la videodocumentazione, che è un settore di ricerca molto, molto avviato, ed è molto anche richiesto. Sì,
con favore. Infatti stamattina vedevamo appunto che molti di questi fondi saranno destinati anche alla promozione dei cosiddetti campi transettoriali, quindi soprattutto la tecnologia digitale, tutto quello che ha a che vedere col digitale sarà favorevolmente, insomma, visto positivamente, anche magari in sede di valutazione valutato positivamente. Quindi anche l'idea di unire la tradizione con l'innovazione secondo me è un punto di forza. Quindi perché no? Voi che siete appunto operatori culturali, iniziate a... che siete un vulcano di idee. Ti faccio io una domanda, posso? Certo. Ma una curiosità, prima sì, dicevi sì, che hai visto i progetti di collaborazioni con la Cina, con il Giappone, ti è mai capitato di vedere? No, però sicuramente ci sono, e che random vengono pubblicati appunto esempi magari di progetti un po' più... ma sicuramente ci sono, ma come in Brasile, come dire, Argentina... paesi terzi, sì, paesi terzi, esattamente. Quindi io direi di tenere in considerazione poi dal punto di vista europeo tutti quei paesi che comunque hanno fatto domanda per entrare nell'Unione Europea sono visti favorevolmente, quindi tutto questo procedimento dello scambio di buone prassi, diciamo, sì, bisogna tenere un po' di tattica. Esatto, la stessa Croazia, tutti quanti adesso cercano di fare, insomma, no, come applicant i croati, proprio per questo motivo. Quindi. Anche perché, se non mi sbaglio, il sito dell'EACEA mantiene, cioè ha una specie di database di tutti quanti i partenariati, quindi quando tu cerchi un partner puoi riferirti, diciamo, a quelli che hanno già collaborato in un particolare campo, comunque per un particolare settore, insomma, se mi pare di ricordare. Sì, anche quello viene aggiornato via via, in genere funziona molto anche qui con lo scambio, insomma, il passaparola. Giustamente questo, come quello dicevi tu, la lista funge anche un po' come garante, no? La garanzia che comunque loro lavorano bene, perché molto spesso ci è capitato che il partner a pochi giorni, una settimana dalla consegna, magari si tirasse indietro perché non aveva voglia, perché non si riteneva all'altezza, perché aveva altro da fare, quindi questo è sempre un rischio. Quindi rischi veramente di mandare tutto a monte ed è un peccato. Quindi avere comunque, io consiglio di avere, oltre a un proprio database di progetti, proprio un database, una rosa di candidati, di ipotetici partner internazionali con cui comunque hai già avviato dei progetti, c'è già una prassi, diciamo, consuetudinaria, per cui sei sicuro e vai colpo sicuro. Quindi questo evita poi di farti perdere tempo, energia e anche denaro a questo punto, perché parliamo di finanziamenti. Quindi. Ancora una cosa. No. Ah, già tu hai detto. Io sono sempre... Si possono presentare più progetti insieme o comunque contemporaneamente? Non nella stessa call, sì, okay. Però su linee di intervento diverse, e sì, certo. Perché ad esempio un ente come una regione, almeno da noi, non ti permette di fare lo stesso assessorato, presentare due progetti e fare comunque due domande di contributo nello stesso anno. No, è diverso. No. Dipende poi da call a call. Sicuramente, anzi, il fatto che comunque, se ad esempio tu hai una tua associazione che già ha presentato progetti, quello funge anche un po' da cartellino di presentazione, quindi anche nel momento in cui il valutatore andrà a valutare il tuo progetto, al momento della compilazione del format, loro già ti richiedono se tu hai... una specie di curriculum. Esatto, se hai già avuto esperienza a livello di progettazione europea, cioè se già qualche tuo progetto precedente è stato finanziato dalla Commissione europea, e se anche a livello dei partner, se anche loro, insomma, hanno esperienza in questo settore, quindi questo sì, sicuramente è un valore aggiunto, insomma. Però puoi presentare uno come applicant e uno come partner, no? Sì, ecco, anche questo. È interessante appunto tutto il discorso che... prima era così. Che ha a che vedere con la rete, perché appunto nel momento in cui io magari con la mia associazione mi presento come capofila del progetto e sono alla ricerca di un partenariato, non lo so, qualcuno, una compagnia teatrale ad esempio greca, entriamo tutti e due comunque in contatto. Nel momento in cui successivamente magari il mio partner greco presenterà un progetto come lui capofila, sicuramente ti contatterà. Se avete lavorato già in precedenza, se hai lavorato bene, tu rientri come partner. Quindi questo sì, sicuramente si innesca tutta una serie di meccanismi poi a catena che portano al lavoro. Questo sì.
Altra domanda, altrimenti continuiamo a imparare pure le loro attività. Quanto costa il costume? Il biglietto, anch'io avevo la... Il biglietto quest'anno 12. Dipende, perché il festival soltanto una volta l'abbiamo messo a pagamento, che è stata nella sua ultima edizione, perché coinvolgendo dei centri storici, convincere un'amministrazione a chiuderti un centro storico, soprattutto se ci sono problemi di viabilità, accessi e tutto, è molto complicato. Nel 2010 ce l'abbiamo fatta e all'epoca in realtà eravamo con ticket one, e quindi c'è tutto il discorso di varie percentuali che si aggiungono e mi pare che fosse intorno ai 20-24 euro, però avevamo quattro concerti di artisti internazionali, quindi anzi eravamo sotto la media come costi rispetto a un concerto standard. Ecco, a Dublino 25 euro, per farvi capire anche la differenza, e sono sempre pieni. Il budget del tour è più o meno sui... abbiamo fatto 7 date quest'anno, escluso la parte di Halloween, che è stata l'unica data con gli attori professionisti, che quindi ci è costata molto di più, sui 2.000 e rotti euro per 7 date. 2.000? Perché alla fine i nostri costi sono soltanto i due ragazzi della sera e qualche annesso e connesso, e poi vabbè, c'è il lavoro di ricerca, che è quello forse la parte più costosa. Quindi riuscite a coprire tutte le spese? Nel minimo, sì, minimo sì. Sì, con l'obiettamento sì. Come l'avete promosso? L'abbiamo promosso, allora il primo anno abbiamo seguito un po' la linea che abbiamo sempre avuto, quindi abbiamo stampato dei flyer, cioè molto ridotta all'osso, quindi non avevamo locandine, non avevamo manifesti, soltanto dei flyer. Però per il problema, qui accennavo prima, che ci tengo a dire, il caso qua è veramente un unicum, cioè non lo prenderei a modello sul discorso dei rapporti, il discorso di essere considerato o meno dall'amministrazione, dal pubblico locale. Però effettivamente abbiamo visto che siccome il costo di stampa e non avere un ritorno, perché comunque le brochure senza il distributore, ai tempi del festival avevamo il distributore nazionale, col volantinaggio non è che ti copri tanto, però te lo devi stampare, ti costa. La gente poi non viene, quindi col secondo anno abbiamo fatto una cosa più, noi la chiamiamo anche ecosostenibile, per girarla un po', nel senso che andiamo solo con i PDF interattivi e con tutta la promozione di Facebook. Io per l'esperienza che mi sono fatto quest'anno valuto che i soldi spesi con un'inserzione su Facebook rendono molto di più, certo, rispetto a qualsiasi altro costo io posso affrontare nella stampa di materiali, in particolare con un progetto come questo, che si fa girare molto bene in rete. Già col festival gli stampati sarebbero comunque ancora oggi indispensabili. Noi siamo passati da una pagina di Autunno Nero che aveva circa 700 mi piace, più o meno all'inizio di quest'anno, fine dell'anno scorso, quindi nell'arco di neanche un anno siamo arrivati a 4.300. Questo con un investimento di un centinaio d'euro. Nel senso che l'idea di fare comunque un'inserzione mirata, Facebook ti dà la possibilità di sceglierti anche un target molto preciso, avendo negli anni capito comunque dove arriviamo, diventa molto meno dispersivo, perché ovviamente se Facebook deve far con 10 euro deve far vedere la tua inserzione a 3 milioni di persone, è diverso che farlo vedere a 500.000. Ovviamente anche la frequenza in cui la gente può vedere la tua inserzione. Allora, dando delle indicazioni molto specifiche a Facebook, e noi abbiamo avuto un ritorno eccezionale. Quindi anche un solo euro speso lì ci ha portato molto di più di qualsiasi altro costo speso, e mi riferisco comunque sempre solo al ghost tour, ad esempio l'anno scorso con la stampa e altro. Quindi social, noi abbiamo tutti i social, abbiamo Twitter, abbiamo Facebook, abbiamo Foursquare, abbiamo creato la pagina su Foursquare, quindi con la geolocalizzazione del posto. Abbiamo provato anche a sperimentare l'utilizzo di Foursquare, quindi abbiamo creato un badge che ti dava un premio se facevi un check-in a 3 ore arrivati al ghost tour in un orario che noi davamo come indicazione. Un premio simbolico, in realtà era molto carino, funzionato, sì,
comunque un gruppo, parliamo di 50-60 persone, in percentuale non poteva essere molto, però. E poi abbiamo il canale di YouTube dove girano comunque i video, abbiamo Pinterest che va molto bene, noi che curiamo molto le immagini, cerchiamo di stare al passo con i tempi il più possibile. Tra l'altro stanno crescendo proprio figure professionali in tal senso, soprattutto fra i giovani, che viene richiesto proprio colui che si occupa della comunicazione, si occupa della comunicazione del web, quindi gestisce tutti i social network, social media, quindi tutte queste cose. Quindi, sì. Il problema che dicevo prima, anzi, invito anche voi se per caso foste interessati, dicevo che vivendo comunque in una realtà comunque piccola, un po' provinciale, non essendoci grandi manifestazioni, grandi realtà di festival e altro, è molto difficile per me entrare in contatto con altri professionisti, anche perché poi si cresce incontrando altre persone, no? Dagli scambi. Questo purtroppo ti fa stare un po' in un guscio. Ovviamente cerco di viaggiare il più possibile, però non è sempre appunto possibile. Quindi, non avendo le professionalità che nascono dagli incontri, mi ritrovo a fare troppe cose. E io mi trovo nella difficoltà che non so neanche quale canale al momento utilizzare, perché io ho un progetto di far ritornare il festival molto ambizioso, ma ho bisogno di creare un team di lavoro, se no non può partire questo progetto. Non so onestamente da dove cioè quale canale prendere per trovare, quindi se qualcuno di voi è interessato a collaborazioni, insomma. E questi infatti secondo me sono degli ottimi momenti di networking, quindi sfruttatelo, insomma, secondo me. Vi faccio vedere solo a questo punto un esempio di Ghost Tour. C'è un video che ha curato un ragazzo che si occupa di questo, che collabora con la regione, quindi non è una produzione in questo caso nostra, è una produzione di questo ragazzo che l'ha messo su YouTube, tra l'altro sottotitolato in inglese, quindi già con l'intento. Da poco, perché sono tornata appunto da l'altro giorno, che il 3 e il 6 dicembre al Palazzo Adorno, quindi all'Open Space, faranno degli incontri proprio per chi volesse approfondire l'argomento della progettazione europea, quindi secondo me chi fosse interessato, so che le iscrizioni mi pare che scadessero oggi, quindi siccome è organizzato in collaborazione con l'Europe Direct Salento e l'Università del Salento, insomma, aperto a tutti sotto breve iscrizione, quindi che chi volesse approfondire, insomma, c'è anche quest'altro evento. Di Europe Direct Salento, magari googolandolo esce fuori, e lì c'è proprio l'indirizzo della segreteria didattica, che mi sembra che comunque faccia capo a Unisalento. E non so se scade domani o oggi, comunque nel dubbio, insomma, magari stasera chi fosse interessato dà un'occhiata. Tutto quello che sentirete dire da noi questa sera non è frutto della nostra immaginazione. Ma lo sentite? Considerata la Salem europea, benché le sue vicende siano ben più antiche. Tra il 1347 e il 1350, Priora fu colpita dal terribile flagello della peste nera. Adesso ci troviamo in via Camurata. Durante una pestilenza vennero murate porte e finestre. Si diceva peste e siccità sono castighi del Signore o malefici delle streghe. La festa di San Giovanni è la fusione perfetta tra i riti pagani e il cristianesimo. Si possono avere dei presagi, dei portenti, ma soprattutto si manifestano le streghe. Gli abitanti di Priora, per tenerle lontane dalle loro case, usano porre sull'uscio una scopa. La leggenda narra che queste streghe siano talmente attirate a contare ogni singolo stelo di saggina della scopa che, perdendo più e più volte il conto, sfinite, decidano di non varcare la soglia. Benvenuti a Palazzo Capone, il più antico palazzo di Priora. La costruzione risale al XIV secolo, sopravvisse al tritolo tedesco della Seconda Guerra Mondiale, non per una dimenticanza o per una precisa scelta strategica, ma perché sopra il portale d'ingresso vi è una cappella votiva e i nazisti per superstizione non distruggevano mai luoghi sacri. Le
Legate a Palazzo Capponi vi erano anche le antiche carceri, dove furono rinchiuse molte donne accusate di stregoneria durante il processo del 1587. Una di queste, tale Caterina Capponi, dopo ore di tortura sul cavalletto, denunciò di partecipare ai sabba con il demonio, grazie all'uso di un unguento di notte mentre il marito dormiva. Senza tormento né minaccia alcuna, ispirata da Dio, confessò le più esecrande scelleratezze che immaginarsi possano, e specialmente d'aver ucciso tre suoi propri figli e di essere stata in rapporti con il demonio. L'unguento delle streghe serviva per partecipare ai sabba con il demonio. I pochi autori che lo citano dicono che all'interno vi erano delle erbe, delle sostanze particolari, tra cui la cicuta, il giusquiamo, lo stramonio, l'aconito e la bella donna, stupefacenti, che alteravano la psiche, provocavano fortissime allucinazioni e soprattutto esaltavano la sfera erotica. Dovete sapere che proprio in questo luogo si narra che le streghe di Triora erano solite giocare a palla con le streghe di Molini, con i bambini che sottraevano notte tempo alle culle, alle braccia delle loro madri. Era l'estate dell'anno del Signore 1587 e si scatenarono fame e carestia. Voci di donne che si radunavano alla cabottina e presso le fonti si unirono in un unico grido di condanna. La colpa è delle streghe, gridarono tutti. E così cominciò la terribile caccia alle streghe. Sì, il Gosture è anche in inglese, tra l'altro, perché prima dicevi perché l'estate, in realtà il Gosture va, sì, va tutto l'anno. Cioè il Gosture era nato come servizio per, in collaborazione con i tour operator o con chi volesse, per essere su prenotazione, così era nato. Poi abbiamo provato a fare un esperimento di una serata e abbiamo deciso di portare avanti le serate. In realtà quello è il Gosture serale, come dovrebbe essere. Il problema è che abbiamo avuto delle richieste di alcuni Gosture privati, in teoria uno anche in inglese l'abbiamo fatto, ma il collegamento con i tour operator è una cosa da coltivare, che richiede tempo e professionalità, ed è una delle cose che, cioè dovevo tagliare qualche cosa, non riuscivo, e quindi non abbiamo in realtà investito quanto avremmo dovuto su questo, però si può sempre fare. Non c'è mai nessuno che si accoda al tour? Cioè, come fai ad essere sicuro che non c'è nessuno che si inserisce, che non ha pagato il biglietto? In realtà, essendo il numero delle persone comunque abbastanza ancora gestibile e il posto piuttosto piccolo, riusciamo a... isolato, cioè sì. Nel senso non frequentato. È difficile che, guarda, c'è un passante, cioè, è dura quell'ora soprattutto di sera. È capitato, in quei casi quando faccio servizio d'ordine, io che comunque, perché ci deve essere sempre uno davanti con la torcia per sicurezza, comunque uno dietro che controlli, quando mi è capitato di vedere dei volti che non avevo visto, no, mi sono semplicemente avvicinato, spesso non lo fanno col dolo, semplicemente hanno visto, non sapevano neanche che fosse a pagamento, gli faccio presente la questione, di solito o pagavano oppure io gli proponevo il biglietto ridotto, perché magari... me ne accorgevo a metà tour, in linea di massima pagavano il ridotto o quant'altro, lo seguivano perché gli piaceva, in qualche situazione hanno fatto l'aria schifata, se ne sono andati, ma in linea di massima, avendo già seguito un pezzo, poi erano curiosi di vedere come continuava. Allora, io volevo concludere il mio intervento dicendo due cose e poi vi faccio vedere un'altra, che è questa. Allora, edutainment, come dicevi tu, mi allaccio Elisa, nei paesi anglosassoni è molto più sviluppato. Questo perché? Proprio perché non hanno la disponibilità di beni culturali che abbiamo noi. Di conseguenza quel poco che hanno lo sfruttano al meglio. Quindi è un paradosso. La maggior parte dei musei, se andate a Londra, al Museo della Scienza per esempio, piuttosto che
in altri grande parte è dedicata all'edutainment. Per edutainment si intende non tanto soltanto l'azione teatrale, che è quella che facciamo noi, ma proprio anche qualsiasi tipo di interazione che c'è e che possa essere divertente ed educativa. Il sapientino, il gioco che si usava ai miei tempi con la penna, quello è un edutainment, per intenderci. E può essere applicato a tante cose. Può essere anche una cosa che è riproducibile, non serve sempre la presenza live dell'attore. Prima ne parlavamo con lei durante la pausa, al Museo del Mare a Genova, a Galata, c'è il terzo piano che è sull'emigrazione, che è tutto un edutainment, no? È interattivo. Noi ce l'avevo dietro, per fortuna ho portato. Noi abbiamo fatto questa cosa qui che si chiama Mario che spreco, che questa ce l'ha stato commissionato per come target i bambini delle scuole elementari, per fargli vedere la gestione dei rifiuti, il risparmio energetico, l'utilizzo dell'acqua, no? Questa cosa. Noi ci eravamo creati questo personaggio molto divertente, Mario che spreco, si chiama così di nome, che è uno sprecone, ovviamente, che però durante le sue avventure impara le buone pratiche, e alla fine della proiezione Mario che spreco appariva in mezzo ai bambini nel teatro e rispondeva alle domande dei piccoli, insomma. Quindi questa è una cosa, no, non ve lo faccio vedere anche perché è lungo. E per quello che diceva il direttore del museo, io sono perfettamente d'accordo con lui che 2.000 euro o 3.000 euro possono essere un budget grande per una serata al museo, soprattutto se poi, come nella maggior parte dei musei italiani, l'ingresso è risibile, come biglietto d'ingresso, no? Insomma, sono 5 euro. A Chianciano, per esempio, il museo è molto carino e l'ingresso è 3 euro. No, quindi non ci rientri mai, no? Se dobbiamo fare proprio un conto economico, ovviamente, no? La cosa che dobbiamo considerare, a mio modo di vedere, sono tre. Uno, intanto la ricaduta che hai, cioè nel senso, quanta gente poi in una sola serata o in più serate viene a vedere quell'evento e di conseguenza poi ha voglia di ripercorrerlo, perché come dicevo, almeno nei nostri tour è molto breve, quindi poi posso tornare a vederlo. E quindi anche per esempio l'effetto mediatico, nel senso che quella sera lì c'è la cosa e quindi lo posso spendere anche mediaticamente. L'altra cosa è che ti rimane o informazione del personale o comunque il testo rimane nella disponibilità del museo. L'altra cosa è quello che state dicendo voi da due giorni, cioè il teatro sociale. Sarebbe assolutamente antieconomico che venissimo noi a fare un edutainment a Lecce, sarebbe abbastanza assurdo e molto costoso quando ci sono delle risorse locali qui. La cosa che possiamo portare casomai è un po' di know-how, cioè facciamo vedere sulla base della nostra esperienza quello che si fa, poi possiamo fare il primo insieme e poi fate, cioè nel senso sarebbe, anche perché appunto si mettono in circolo le professionalità locali, l'interazione e quello che dite voi, no? Proprio il teatro di comunità, che è una roba molto importante. Mi lego a questo con la cosa che vorrei far vedere adesso, che abbiamo realizzato alle miniere del Pigelleto a Piancastagnaio, in provincia di Siena, tra Siena e Grosseto, sul Monte Amiata. Lì c'erano, fino agli anni 70, le miniere di mercurio. E per un paio di generazioni, sì, anche di più, gli abitanti del Monte Amiata hanno lavorato nelle miniere. Prima erano imprese italiane, poi sono passate tedeschi, poi sono ritornate in Italia e poi sono state chiuse. Il lavoro di miniera è un lavoro, insomma, se si pensa al lavoro in generale, no? Come si dice, se è un lavoro particolarmente faticoso, dice, vai a lavorare in miniera, no? E noi lo abbiamo realizzato perché il parco minerario sta bonificando e sta rendendo fruibile tutta la parte delle miniere e dei forni che servivano praticamente a distillare il materiale grezzo per tirarne fuori il mercurio. Per fare questo abbiamo attinto, anche sul tema della memoria, così almeno faccio un link e chiudo tutto, alle memorie storiche dei minatori. I minatori stanno scomparendo.
almeno quelli che lavoravano su Monte Amiata, perché le miniere sono state chiuse negli anni 70 e quindi via via stanno diventando anziani e se ne stanno andando. Il parco museale, tra l'altro finanziato dalla Comunità Europea, ha fatto proprio tutto un lavoro di interviste dei minatori, delle persone che andavano in miniera e dei loro familiari. Noi abbiamo attinto a tutte queste, questo archivio video, più tutta la parte diciamo documentale, e abbiamo creato una storia che abbiamo messo in scena qua. Questo qui è... Vai. Ecco, su questi, che sono i forni dove si cuoceva il cinabro, che è la pietra, praticamente il cinabro, che è una pietra rossa, un rosso molto rosso rubino, veniva portato con i nastri trasportatori quassù, veniva cotto in questi forni che prima erano a legna, poi sono diventati a gas, il mercurio veniva fuori, si gassificava, no, con il calore, e veniva poi distillato e infilato qua sotto dentro delle bombole e così commercializzato. Una struttura in acciaio alta credo almeno 25 metri, quindi era almeno 4 piani di un palazzo normale, e in mezzo alle montagne. Ok, ora vi faccio. Noi l'abbiamo trasformato in questo. Quello che vi dicevo, il concerto dei Pink Floyd dell'edutainment. Ritornando al budget, questa serata è costata 12.000 euro, di cui 7.000 in tecnica, cioè il service per quella serata lì è costato 7.000 euro, perché tutta illuminazione architetturale che doveva arrivare a illuminare tutta la parte. Considerate che lì c'era una presa di corrente, per fortuna di 50 kilowatt, però solo questo, non c'era neanche l'illuminazione per portare la gente fino là, quindi la parte tecnica è stata ovviamente preponderante. 7.000 euro in più gli operai del comune, che per esempio della comunità montana, che per esempio hanno dovuto tirar fuori i furgoni che una volta scesi del service non riuscivano a risalire. Durante lo spettacolo c'erano due attori, che adesso poi vi faccio vedere tutto. Durante lo spettacolo noi proiettavamo anche brevi filmati dell'archivio storico, appunto, dei minatori, per far vedere quanto del testo che poi avevamo usato rispondeva, no, alla realtà dei minatori dell'epoca. Anche qui si è giocato un po' tra la commedia e il dramma, come dovrebbe essere forse un buono spettacolo teatrale, no? Non si può tenere comunque un registro sempre così lungo. Questo è uno spettacolo che dura 1 ora e 20, quindi è uno spettacolo teatrale in tutto e per tutto, non c'è interazione col pubblico, assolutamente, perché appunto gli attori lavoravano a questa altezza qua, quindi non ci poteva essere interazione col pubblico a terra. E ecco, quindi era molto suggestivo anche dal punto di vista, insomma, del luogo. Vedete, questi erano gli attori a destra e a sinistra, che narrano la storia di una famiglia tipo di minatori, quindi lui minatore, lei casalinga, che prima lui lavorava in campagna sul Monte Amiata, prima, fino all'arrivo delle miniere si moriva di fame. L'unica cosa era un po' di coltivazione dei terreni e le castagne, quindi la dieta anche era fatta di farina di castagne. Si mangiava castagne bollite, castagne arrosto, castagnaccio, che è una sorta di dolce fatto con la farina di castagne, minestra di castagne. Questa era la dieta, infatti c'erano casi di malnutrizione, insomma, tutte queste cose qua. Poi arrivate le miniere e arriva, tra parentesi, tra virgolette, il benessere. Tant'è che per entrare in miniera, ci raccontavano i vecchi minatori, bisognava essere raccomandati. Cioè, per andare a fare il lavoro più faticoso del mondo devi essere raccomandato. E forse morire in miniera, perché di miniera si moriva. Si moriva in due modi, fondamentalmente, che noi raccontiamo. Chi stava sotto le gallerie moriva per i crolli, o per l'esplosione dei gas, del grisuo, oppure delle esalazioni. Chi lavorava su questi forni qua moriva non tanto perché cadeva per le esalazioni del gas di mercurio,
l'avvelenamento da mercurio, mi diceva Andrea, è uno degli avvelenamenti classici, che dà una malattia, si chiama idrargirismo, che colpisce il sistema nervoso, quindi partivano i tremori fino a che uno non respirava più e moriva. Questa la cosa, quindi è terribile, però per fare questa vita dovevi venire raccomandato, altrimenti andavi, mangiavi castagne. Ecco, oddio. E quindi si alternava azione scenica e video. Allora, la cosa, questa è la vista dall'alto del luogo, che quindi è molto scenografico, anche terribilmente scenografico. Questo spettacolo ha una storia originale, perché ve lo racconto, non solo perché è bello, non è autocelebrativo, ma perché la ricaduta di questo spettacolo è stata molto particolare. Nella nostra zona c'è un altro teatro di comunità molto molto importante, che è il Teatro Povero di Montichiello, forse qualcuno ne avrà sentito parlare. Montichiello è un borgo molto piccolo del comune di Pienza, è una frazione del comune di Pienza dove vivono 200 anime, che negli anni 70 hanno iniziato a fare degli autodrammi, cioè degli spettacoli teatrali scritti da loro, messi in scena da loro, e che in un mese durante l'estate viene rappresentato. Il teatro ha salvato il borgo di Montichiello, perché ci va un sacco di gente a vedere lo spettacolo, la gente si è comprata le case, le hanno ristrutturate, addirittura è stato creato dell'edilizia popolare, insomma. Quindi quel borgo, che era come dire destinato a morire, invece vive, e c'è una cooperativa, che è la cooperativa del Teatro Povero, in cui i soci sono gli abitanti di Montichiello e alcuni simpatizzanti, che fanno tutto, cioè veramente c'è la sede della cooperativa, in cui per esempio non c'è una farmacia a Montichiello, perché sono poco meno di 200 persone, vanno a prendere i medicinali per gli anziani e glieli portano, dove si vendono i giornali. C'è stato il pericolo di dover vendere alcuni immobili a dei palazzinari, allora la cooperativa ha sottoscritto delle quote e hanno comprato i palazzi e li hanno rimessi a posto, hanno messi a disposizione della comunità. Il teatro è Montichiello, proprio, cioè è una cosa, è un tutt'uno, e chiunque recita o ha recitato all'interno dei loro spettacoli. L'anno scorso tra l'altro hanno vinto il premio UBU, quindi è una realtà molto, molto consolidata e molto bella. È bellissimo andare a Montichiello durante i giorni del teatro, dove c'è per esempio il commerciante che dice: porca miseria, sono le 9, devo andare in scena, chiude il negozio e va in scena. Ed è così, è vero teatro di comunità. Sono venuti a vedere il nostro spettacolo e ci hanno richiesto di portarlo nel loro teatro. E quindi questo spettacolo, fatto su questa struttura immensa, è stato portato in un teatro che ha un palcoscenico che è grande come qua, come larghezza, quindi abbiamo dovuto riportarlo. Ma la cosa importante appunto è stata proprio questa, la ricaduta, cioè che uno spettacolo di entertainment è stato richiesto come spettacolo teatrale. È successo a Montichiello, è successo anche in un altro posto, in un altro teatro a San Quirico d'Orcia. Quindi è diventato, come dire, uno spettacolo teatrale che ha una vita propria al di là dell'edutainment. Il fatto che ci sia stata, adesso vi faccio vedere magari se ci sono già delle immagini. Forse è l'altra cartellina. Il fatto che questo spettacolo, questo di teatro, questo. Sì. Faccio vedere solo due immagini per farvi vedere un po' la resa, quello che è stato fatto. Esatto. Quindi è stato riportato, l'abbiamo inserito nel bianco, ovviamente non avendo la struttura abbiamo usato una cosa neutra, abbiamo lasciato alla parola e alle luci le suggestioni. Il fatto che è stato ricollocato in teatro ha dato vita a un nuovo tipo di collaborazione. Cioè, essendo il testo comunque nella disponibilità dell'ente che l'ha commissionato, noi non è che ce ne siamo appropriati e siamo andati in teatro a riproporlo, bensì abbiamo chiesto il permesso di poterlo fare, e adesso ogni volta che andiamo in teatro con questo testo noi portiamo il materiale del parco minerario,
con appunto tutte le informazioni su come si può visitare, quando ci si può andare, i numeri utili, le brochure, eccetera. E ogni volta che noi proponiamo in qualsiasi teatro questo tipo di spettacolo, c'è il logo del Parco Minerario, come, perché ne è in qualche maniera proprietario, non ti dico dei diritti morali, ma in quanto proprio produttore dello spettacolo. E questo, come dire, per loro ha avuto una pubblicità di ritorno, no? rispetto a questa cosa qua. Per parlarvi della macrostoria, no? Come si costruisce uno spettacolo di edutainment, in questo caso che non è un format che riadattiamo, è stato costruito specificamente per loro, come vi dicevo, entrare in miniera significava all'epoca essere raccomandati, essere quello che i minatori dicevano è che il minatore era la nobiltà operaia e l'aristocrazia operaia. Per loro essere minatori era essere veramente il re degli operai, no? Quindi, e per questo noi abbiamo elegantemente vestito i nostri due personaggi, che sono due minatori, due persone del popolo, no? Ma noi li abbiamo vestiti veramente come se fossero dei nobili, per anche a livello di immagine appunto far mostrare questo, no? Cioè il fatto della aristocrazia operaia, dell'orgoglio di essere minatori, che era una cosa che si tramandava anche di padre in figlio, quindi se tu eri minatore avevi anche la possibilità di portare tuo figlio in miniera, aveva un passaggio privilegiato. Vi farei vedere soltanto un estratto, dura 2 minuti, per farvi capire, poi mi dite voi se avete domande o cosa. Andrea, grazie per l'assistenza tecnica. Okay. Quello lì, Promosiele. Speriamo per l'audio. Speriamo. Questa era della serata invece che abbiamo fatto proprio lì sul Siele. Se vedete del fumo che esce dalla bocca degli attori è perché, pur essendo il 10 d'agosto, c'è un 6 gradi. Io vivo del respiro della miniera. Ho usato tutto il tempo che avevo per cercare di sopravvivere e di comprendere i misteri della terra e tempo per invecchiare. Non iniziare con la solita storia del tuo sentirti in colpa per quello che è avvenuto a te. Non è morto di miniera. Ma di miniera sì. Lì c'era si doveva sentire. Io provavo a tirarmi su, lo facevo sdraiare, lo lavavo e gli preparavo da mangiare le cose che mi serviva, tipo la polenta. Sì, qui non si sente, però, cioè, nel senso, nel video c'è, però sta raccontando appunto che c'era la farina di castagne e che tutto veniva fatto con la farina di castagne. Pesanti vincolati, si staccavano pezzi di ginocchio dalle pareti. Prendete. Vedete la lampada della filena? Sarà composta da due contenitori. In quello inferiore si metteva il carbone di calcio, in quello superiore si metteva l'acqua attraverso un forellino regolato da una vite. Cocciava sopra il carbone. La reazione chimica sprigionava l'acetilene tramite un vetro. Questa signora è la figlia di un minatore, anzi di una famiglia di minatori. Tanto è finito, di una famiglia di minatori in cui tutti i suoi fratelli e suo padre sono morti in miniera, chi per intossicazione, chi sotto i crolli. E lui diceva, benché mio padre avesse raccomandato tutti i suoi figli e tutti sono andati a lavorare in miniera, alla fine della vita mio fratello la miniera non la raccomandava. Non è un bel lavoro. Questa era un po' la cosa. E la parte di edutainment è, per esempio, così concludo, per esempio, a parte il modo di vivere, come ci si arrivava e come
e come si operava in miniera. Per esempio, quello che avete visto come esempio però molto breve era l'uso della lampada ad acetilene. La lampada ad acetilene era quella specie di caffettiera che faceva vedere l'attore, che serviva per illuminare. Non si può usare nulla di elettrico in miniera, ovviamente, perché c'è un'umidità pazzesca e ci sono le infiltrazioni di stillicidi. E quindi si usava la lampada ad acetilene, che era questa specie di caffettiera dove in fondo c'era il carburo di calcio, ci gocciava sopra l'acqua che sprigionava questo gas, l'acetilene, a cui davano fuoco e serviva come lampada. Quindi il ripercorrere questo è la parte, diciamo, educational, mentre la parte entertainment è tutta la parte invece teatrale della storia della famiglia, che è assolutamente di fantasia, e il contesto in cui sono stati inseriti, come appunto i costumi e le musiche, eccetera. Ok, basta. Avete domande sulle realizzazioni? Prego. Sul discorso musei, quindi tornando un po' indietro, mi riesce difficile immaginare il giallo abbinato a un reperto archeologico, cioè non riesco a immaginare realmente come avveniva poi la spiegazione, cioè la parte educativa, diciamo. Un po', magari possiamo vedere un po', dura 6 minuti. Non so. Cioè, non so, anche spiegando, non lo so, qualsiasi cosa, però per capire come far, cioè, come abbinare queste due cose, mi viene difficile immaginare, quindi cioè, per me è una cosa nuova, magari è una curiosità solo mia, non lo so. Dov'è? Guardarlo al museo. Questo è un MP4. Vuoi andare avanti? Non so. Non si sente. Sì, vi faccio vedere soltanto un po' l'inizio. Allora, le serate si svolgono esattamente così, cioè nel senso, la gente viene come se si partecipasse a una visita guidata normale. Sanno che c'è lo spettacolo, sanno tutto, però non sanno esattamente cosa poi potrà succedere. E questa è la super storia, quindi questa è solo di fantasia, no? Quindi poi si va a cercare gli indizi. Quindi viene ritrovato questo reperto in poesia e la guida capisce qual è il riferimento e quindi porta tutto il gruppo nella sala dove c'è il reperto a cui si riferisce la poesia in questo caso. E ne dà spiegazione.
Questo è, insomma, non so se è più chiaro. No, lei è un'attrice. Lei è un'attrice, però le guide sono altrettanto spigliate, insomma, una volta che abbiamo adeguatamente, insomma, istruito, anche perché appunto il testo se lo creano, lo creiamo insieme. E appunto la parte, prego. In quale momento diventa interattiva? Il giallo diventa interattivo in vari momenti, perché il pubblico in qualsiasi momento può chiedere chiarimenti, no? Ma ha detto una cosa piuttosto che un'altra, che ne so, proprio in questo caso il colpevole viene scoperto perché fondamentalmente il direttore del museo aveva in tasca uno spago con un anello legato, che era l'ultima cosa che doveva trovare la sua assistente, che era l'anello di fidanzamento, no? E il carabiniere all'inizio dice: è stato trovato uno spago con un gioiello, e in questo caso l'assassino si tradisce, perché quando la guida chiede al pubblico, no? Vi ricordate che cosa è stato trovato addosso al cadavere? La gente dice: sì, lo spago, e lei dice: un anello, no? E quindi lì si tradisce, quindi, cioè, ogni tanto la guida chiede: vi ricordate che cosa è successo? Vi ricordate chi è Vant, no? È la dea che traghetta i defunti. Quindi lì c'è quel tipo di interazione. L'altro tipo di interazione è la ricerca degli indizi, cioè quando arriviamo nei pressi del, in questo caso del cratere della dea alata, la guida dice: secondo me dovrebbe essere qui, e quindi il pubblico gira per la sala e cerca l'indizio. Quando trova il bigliettino lo porta alla guida, oppure lo legge. Funziona più o meno così. Ci sono altre domande? Altrimenti io ne approfitterei. Volevo approfittare di Stefania, perché anche Stefania Semeraro ha fatto un intervento che non è di edutainment, però un intervento di teatro. Che è nato, che è sorto proprio da un'esigenza personale, perché vorrei, se Stefano è d'accordo, farle fare un breve intervento, perché pensavo, mentre parlava Renato per esempio, a quanti luoghi noi possiamo utilizzare per realizzare lo spettacolo fatto in miniera, per realizzare un ghost tour, per realizzare un intervento di edutainment, no? Pensavo per esempio ai tabacchifici, pensavo ai piccoli borghi, magari che non sono quelli più famosi del Salento, però che hanno un bellissimo centro storico, hanno sicuramente delle storie molto interessanti. Quindi semplicemente forse il punto di partenza è l'esigenza di voler raccontare qualcosa, di voler una strategia proprio personale di chi ha un'idea di fare un progetto di edutainment piuttosto che di teatro sociale, piuttosto che di un intervento di tipo artistico legato ad un sito specifico. Ed in questo vorrei che Stefania raccontasse brevemente la sua esperienza in un casello, per esempio. Mi ha fregato. Sì. Mi ha fregato Fabio, non era... mi alzo, mi metto qui. Vediamo un po' come iniziare. Mia nonna era una casellante. Noi abbiamo tante strutture qui che uniscono tutta la zona del sud-est, sono le ferrovie sud-est, dove ci sono dei caselli ferroviari ormai dismessi. Alcuni sono ancora in vita, ma veramente pochi. La maggior parte sono dismessi. Adesso poi le ferrovie sud-est ha dato la possibilità a queste strutture di rivivere, perché le ha concesse a delle associazioni. Nel caso specifico, tramite alcuni amici, io mi sono ritrovata in un casello con SUM, che è un'associazione che si occupa di open source, promozione dei gruppi musicali territoriali e altro. Quando mi sono ritrovata là dentro, in realtà mi sono ritrovata davanti a dei racconti, a delle storie di mia nonna. E quindi ho fatto questa cosa che abbiamo parlato oggi senza rendermene conto, perché in realtà ho fatto rivivere i posti. Ho conosciuto una signora che ha 92 anni e che per 60 anni ha fatto la casellante, e lei mi ha dotato di torce, di un cappello e una bandierina e tutti gli strumenti che venivano utilizzati dalle casellanti.
In realtà poi la cosa che mi ha incuriosito di più è che era, nonostante era un lavoro così impegnativo e di forte responsabilità, è stato dato ad una donna. Quindi qui rientra anche l'aspetto del lavoro femminile, nonostante si parla di 40-50 anni fa, anche più, questi ruoli di responsabilità venivano affidati alle donne. E quindi ho fatto un lavoro di ricerca su in realtà l'attività che veniva svolta, proprio l'attività pratica, quindi quanti giri di manovella, e questo dipendeva per esempio dai chilometri che, di distanza che c'erano tra un casello e la sbarra, e tutta l'attività proprio che svolgeva una casellante all'interno di un casello ferroviario. Quindi c'è stato tutto un percorso storico in realtà che mi sono spulciata pian pianino, poi ho avuto la fortuna di conoscere queste persone, quindi ho scritto questo racconto e è andato in scena quest'estate. È la settimana scorsa, sì, l'ho presentato anche a Roma e basta. E quindi poi vabbè, il 30 sarà a San Cassiano, nel paese di mia nonna, e il 29 invece è a Sava, nell'Arcicalipso. Bene. Passo la parola ad Andrea per concludere il suo intervento. Sono sempre dotato. Ci sono capitato anch'io. Allora, concludo brevemente. Volevo concludere il discorso del Ghost Tour parlandovi delle potenzialità di un progetto come il Ghost Tour. Vi ricordo sempre che io vi parlo di un piccolo borgo, quindi possiamo immaginarci a esportarlo comunque in un ambiente più grande, ma non soltanto fisicamente, più grande anche inteso come patrimonio di storie e altro. Allora, abbiamo detto che il Ghost Tour è un itinerario a tappe in un piccolo borgo con due storyteller che raccontano storie legate a quel luogo. Cosa fare di più di questo? Dopotutto le tappe non è che le posso creare, il posto è quello lì. Però, come tutte le città e tutti i paesi, esiste un calendario delle feste, che sono la tradizione per antonomasia, no? Quindi il santo patrono e altre festività durante l'anno che scandiscono l'anno. Allora, noi parliamo di folklore. Perché non sfruttiamo delle date specifiche per fare dei ghost tour specifici? Ad esempio a Triora, parliamo sempre di una zona più piccola, però il santo patrono è San Giovanni, hanno un oratorio, hanno una tradizione con una processione lunghissima che va a Sanzane dei Prati, Sanzane sta per San Giovanni, hanno anche una tradizione particolare nella sera di San Giovanni, e così è lì che è nata l'idea di fare dei ghost tour speciali, modificando delle cose. Nel caso di San Giovanni, ad esempio, io ho fatto delle ricerche sul significato della presenza di San Giovanni a Triora, ho creato una parte testuale completamente nuova che non era possibile affrontare nel ghost tour normale perché era troppo lunga, ho eliminato alcune parti del ghost tour perché poi alla fine bisogna sempre far quadrare, sempre quello è la durata, non è che posso allungarlo, quindi qualcosa deve saltare, e ho dato più spazio a questo, compreso poi la notte di San Giovanni con la tradizione triorese di preparare dei ripieni, che non so se voi conoscete, comunque cose liguri molto particolari, che si fanno con un impasto di verdure, alcuni solo verdure o verdure e carne, messo poi in verdure, quindi tipo una cipolla fatta a barchetta, quindi scavata, oppure delle zucchine scavate, riempite con l'impasto e poi cotti al forno. E la particolarità di Triora era di dare le cipolle ripiene, le famose cipolle ripiene di Sanzane, e noi ci siamo adeguati anche noi, abbiamo concluso con un piccolo happy hour, che comunque è piaciuto molto, dando ovviamente da bere tutto e le cipolle ripiene preparate per l'occasione. Questo per dire, San Giovanni potrebbe essere il santo patrono di un'altra città, andare a scavare, a vedere insomma le origini, cosa c'è dietro e tutto. Poi vabbè, questo invece è uno special di Halloween che vabbè, si descrive da solo. Ecco qui però, parlando di potenzialità, cosa aggiungere al Ghost Tour? Allora, innanzitutto una tappa in più, proprio fisicamente, quindi il castello di Triora che normalmente non c'è, che implica anche una salita, quindi un cambiamento nel percorso. Quindi testi nuovi. Al castello si parlava delle usanze della Notte dei Santi, perché è sempre tematico, a Triora. Cioè, loro abitualmente tenevano tutto apparecchiato, rifacevano i letti e tenevano la stanza del defunto in ordine e pulita, perché la notte di ogni santi il defunto tornava a casa sua
si fermava a cena e quindi doveva trovare tutto apparecchiato e dormiva e quindi doveva trovare il letto pronto, questo per dire. E, quindi questo. Poi in una collaborazione, beh, gli storyteller aumentati, come dicevo prima, quattro coppie che traghettano in diverse aree, ogni area è tematica, ogni coppia ha una micro trama che lega i due personaggi, perché da storyteller diventano personaggi, quindi il mondo dei morti, che la prima parte c'è il Mangones, che è un adulteratore delinquente che andava nei cimiteri della zona a recuperare resti umani e mummie, perché c'era il commercio delle mummie per la fabbricazione di unguenti, cose anche estetiche, eccetera. Ovviamente non le trovavano, le fabbricavano loro le mummie, quindi c'era un commercio di mummie false. E questo è il personaggio maschile. Il personaggio femminile è uno spirito che ritorna arrabbiato perché i suoi resti sono stati profanati. Ora, resti profanati, profanatore, la microtrama si conclude dove lei scopre che ovviamente è stato lui a trafugare i suoi resti. Questo per dire, c'era sempre un rapporto di questo tipo. E poi ognuno aveva un oggetto di un colore, ogni area aveva un colore, noi invitavamo i partecipanti a scegliere un colore per venire vestiti comunque in un modo particolare, quindi il mondo dei morti bianco, poi c'era il rosso e poi c'era il nero, ognuno doveva schierarsi a seconda insomma della simpatia ovviamente, e gli storyteller avevano loro a loro volta un elemento di quel colore. E poi la collaborazione con questa associazione culturale di Novi Ligure che fa giocoleria con il fuoco, e perché nella zona della piazza principale, in cui si parla dei miti della festa di San Giovanni che è legata al fuoco e della festa di Natale anch'essa legata al fuoco, abbiamo detto perché non dare il là, e quindi abbiamo fatto non un vero spettacolo intero, ma i storyteller davano il là per tre volte a degli interventi di questa compagnia, che comunque era sempre, che aveva sempre un senso. Vabbè, questo ci volevano anche le zucche. Ogni zucca era dedicata a uno degli storyteller, quindi sono state intagliate rappresentando il personaggio. Vedete che ad esempio lei ha nei capelli cosa bianca, lui è il Mangones invece curvo. Ah, il trucco, un'altra cosa particolare ovviamente, che sia, questa è l'arpista che faceva l'accompagnamento musicale. E questi sono due ragazzi che fanno di professione gli storyteller di Roma, che hanno preso il posto di una tappa precedente che c'era, l'abbiamo completamente modificata, e raccontavano le storie prese dai diari di una signora di Triora, detta strega, perché comunque anche lei raccontava, lei ci credeva veramente nelle streghe, quindi era veramente una testimonianza. Questa signora è morta recentemente, però questi diari sono molto interessanti e loro li hanno interpretati e letti. Questo è un altro dei personaggi, lei era nella zona dei miti, delle feste, quindi faceva Ecate, e un rapporto simpatico, a me piace dare, i personaggi femminili mi piacciono molto di più, siccome Ecate è anche legata alla figura del cane e del lupo, e siccome il suo compagno fa la parte dei lupi, allora è diventato Ecate e il lupo, ma il lupo effetto cagnolino, cioè lei da comandava, ecco, quindi lo trattava, a volte c'era la battuta tipo vieni, come seguimi per dare un rapporto, ecco, lui è il lupo che qua fa tanto il serio, ma queste sono sempre loro. Questa è la tappa di Palazzo Capponi, quel palazzo che abbiamo avuto la possibilità di utilizzare, che dicevo prima, che è bellissimo. Ecco, questo è la Compagnia del Fuoco, bravissimi, e localizzato soltanto lì. Quindi, come dire, ci sono tantissime potenzialità, cioè il ghost tour non è soltanto un itinerario a piedi a raccontare storie. Le storie si possono, cioè il ghost tour si può tematizzare ulteriormente, le potenzialità sono date dal territorio in cui si fa l'evento, quindi spazio comunque all'intraprendenza, alla fantasia e alla ricerca, perché poi alla fine è questo il significato, no? Dare informazioni ma divertendosi. E basta, direi che se non avete domande lascerei. Ok. Poi spegniamo dopo qua. Sì, sì, okay. Spegniamo dopo. Facciamo un attimo il cambio, perché poi vorrei farvi vedere brevemente anche l'esperienza di edutainment che abbiamo, realizzato nel Salento, come vi dicevo prima. E ovviamente tutto questo va a toccare quello che dicevamo prima, quindi fa una certa impressione perché tocca uno stato d'animo personale.
ovviamente quello te lo porti a casa poi. La differenza di una visita guidata magari è semplice, che ovviamente ha la sua funzione molto più tecnica, quindi entra in un livello che è tecnico, che può interessare di più ovviamente le persone che amano un certo tipo di materia, però grosso modo poi questo tocca un'altra corda. Secondo me la soluzione è quella di unirle entrambe. Quindi ovviamente la tua è una manifestazione molto particolare che in cui una guida non avrebbe evidentemente un grosso significato. In quelle di Renato mi piace molto invece l'unione che c'è tra entrambe le figure, anzi la formazione addirittura attraverso delle tecniche teatrali. Vediamo se ci siamo. Sì, in questo caso è proprio fondamentale, cioè l'oggetto dello spettacolo è il luogo e cosa contiene, quindi è più importante quello, cioè, rispetto alla macro storia che può essere anche banale. Poi ci sono casi molto felici, tipo appunto questo qui che abbiamo fatto alle miniere dal profondo, in cui la parte teatrale viene così bene e si armonizza così bene con la parte invece di educational che diventa un prodotto spendibile anche al di fuori del luogo stesso, come dire. Però sono casi un po' più rari rispetto a quello che facciamo noi, che è proprio invece esaltare il luogo e il contenuto. Per questo c'è il format, perché la storia è veramente basilare, no? Mentre è tutto il resto che, dove ci vuole studio e impegno in quello, cioè proprio nel renderlo efficace e fruibile. In questo, per esempio, il giallo aiuta perché sviluppa quello che diceva Fabio, no? Lavoriamo su altri strumenti di apprendimento. In questo caso c'è, si stuzzica la fantasia, si stuzzica la curiosità, perché dobbiamo scoprire il colpevole. Di conseguenza, come dire, diventa un interessante apprendere delle cose perché mi servono, perché sono funzionali a scoprire l'assassino e quindi alla risoluzione del giallo. Altrimenti le potrei lasciare andare, invece ogni particolare in questo caso è importante. Allora, hai terminato forse, mi ascoltavo con così vagamente. Allora, noi vi portiamo tre esperienze che abbiamo. La prima, che è quella fatta a Lecce in occasione degli Open Days di 2 anni fa. Vale a dire, il comune di Lecce ci chiese: ma voi potete fare qualcosa anche per il turismo? E a noi venne in mente, in maniera spontanea, anche noi non sapendo in realtà il nome di questa particolare maniera. Un fatto comune a tutti. Sì, però abbiamo pensato sarebbe bello utilizzare ovviamente una maniera performativa per raccontare le storie. Quindi abbiamo selezionato dei personaggi che in particolare erano dei personaggi storici realmente vissuti a Lecce. Maria De Nguyen, piuttosto che Gian Giacomo della Caia. Abbiamo fatto anche Carlo V, per esempio, una volta, anche se Carlo V di fatto poi alla fine della propria parte confessa di non essere mai venuto a Lecce, perché nonostante Porta Napoli sia dedicata a Carlo V, Carlo V non è mai venuto a Lecce. Abbiamo scelto questi personaggi e quella è stata la prima esperienza, e abbiamo visto che era un'esperienza che funzionava, che lasciava effettivamente lo spettatore molto colpito. Parallelamente, noi avevamo un format invece da fare nei ristoranti, che è la cena con delitto, quindi che anche lì ci si rincorre. Cioè durante una cena avviene un omicidio e tutti i tavoli devono indagare per risolvere il crimine durante una cena. Quindi l'aspetto, qui la lancetta, diciamo, è spostato più sul versante ludico che su quello di educazione. Anche se per risolvere il caso, noi lo chiamiamo social, infatti format, bisogna lavorare in gruppo. Quindi i tavoli devono lavorare insieme, devono lavorare in squadra. Questo poi noi l'abbiamo utilizzato alcune volte anche con le aziende, quando per esempio durante le convention ci chiedono a fine convention di realizzare questi interventi appunto per come formazione aziendale, quindi addirittura come creazione del gruppo. E poi domani Andy Ferrari ci dirà anche qualcosa in più. Abbiamo creato un format che si chiama Un viaggio nel tempo, che è quello che vi dicevo prima, all'interno del Museo delle Ferrovie di Lecce. E abbiamo unito i due format con delitto, quindi il format con delitto e l'edutainment, e abbiamo fatto quest'estate una puntata di Omicidio sul Salento Express, che era
un giallo ambientato nel museo in cui un gruppo ristretto di persone, perché per necessità, come si diceva prima, bisogna che ci si rivolga necessariamente a gruppi piccoli per le questioni logistiche del museo, queste persone dovevano risolvere un giallo, perché indovinate un po' chi era venuto a morire? Il direttore del museo. E quindi anche questo. Io adesso vi faccio vedere un po' rapidamente qualche foto. Per esempio, queste sono le foto realizzate a Lecce, questa è la prefettura. Andrò molto velocemente. Questa era la nostra guida che interpretava il sindaco di Lecce Panzera, che è un sindaco dell'Ottocento, quindi vestito in abiti appunto particolari. Andiamo velocemente, però qui c'è il castello Carlo V. Questa per esempio è una collaborazione spontanea che è nata all'interno del castello, dove c'è un'associazione che proponeva questa antica maniera di ricamare. Il tombolo, esatto. C'è un'associazione che si chiama proprio il tombolo, qualcosa del genere. E quindi loro hanno detto: ma venite a farvi delle foto. E noi abbiamo detto sì, però portiamo anche la gente che sta venendo per la visita guidata. E quindi c'è stato questo episodio carino. Questo invece è al Museo Storico dei Treni, quindi è proprio a bordo del treno. Così si vede meglio, no? Dove ci sono gli attori che raccontano, torno un attimo indietro, in particolare marito e moglie e donna, diciamo, è un'altra donna, se non sbaglio era più o meno quello, la sorella, quindi che si trovano nel 1956, che è l'anno in cui viene abolita la terza classe. Quindi voi immaginate che queste persone erano abbastanza infastidite da viaggiare in seconda classe con le persone della terza classe. Le valigie, anche tutti quanti i costumi. Infatti poi vorrei aprire anche una piccola riflessione su questo. Vedete tutta la gente che è proprio a bordo del treno e che segue. Queste sono le locomotive a vapore, dove ci sono a destra il macchinista, il fuochista, i viaggiatori, le sorelle, eccetera. Questo invece è un intervento che ci è stato richiesto da un'azienda vinicola che si chiama Tormaresca, che ci ha chiesto di organizzare una cena con delitto scritta apposta nella loro masseria, che si trova a Minervino Murge. Noi abbiamo scritto lì una storia appositamente ambientata lì, dove c'era l'enologo che presentava, questa più o meno la scena iniziale, presentava dei vini. E ad un certo punto c'era una degustazione al buio, perché c'era stata l'idea di fare una degustazione sensoriale. Ovviamente va via la luce, si degustano i vini al buio, c'è una guida che è un enologo che dice tutto quanto, ma subito dopo la degustazione, quando le luci si riaccendono, scappa il morto, perché una delle persone viene avvelenata. Una delle particolarità delle nostre scene con delitto è che non, o di questi comunque interventi in giallo, è che il pubblico non sa chi sono gli attori e non sa chi sono effettivamente i partecipanti, perché ci si mischia. Questa invece è un'altra bellissima manifestazione per i 150 anni dell'Unità d'Italia, alla quale siamo stati invitati ad interpretare una serie di personaggi storici di Lecce, tra cui anche qui presente Castromediano, per esempio, che veniva da una battaglia, e che anche, vediamo, c'è Stefania. Questa invece è una delle visite più recenti che abbiamo effettuato per un altro progetto, perché poi ci hanno chiamato per farne anche per altri progetti, per esempio CreArt, il progetto che avete forse visto recentemente a Lecce, hanno chiesto una visita in costume in inglese per gli ospiti che avevano, quindi hanno mostrato questa parte della città. Perché non parli in inglese, Stefano? Si è sentito in streaming? E quindi queste altre immagini. E poi qui arriviamo per esempio alle scuole. Abbiamo avuto dalle scuole materne, quindi dalla scuola dell'infanzia, fino alle scuole superiori. E ognuno di loro riusciva a trovare una maniera davvero spontanea per appassionarsi ai treni. Vedete come sono piccoli questi. E noi ci siamo accorti proprio del potere che hanno queste visite, quando anche un piccolo aneddoto, un bambino è venuto da noi, alla fine mi ha strattonato perché io ero il capostazione e ho detto: io da grande voglio fare il capostazione come te. E quindi questo, e poi l'abbiamo ucciso. E quindi vi lascio con un trailer, che è quello che abbiamo realizzato anche per pubblicizzare la cena con delitto, che si dovrebbe sentire con l'audio.
questo è un video che abbiamo fatto qualche anno fa per la scena con delitto, perché ci tengo a farvi vedere queste piccole cose che noi realizziamo, neanche poi effettivamente stanno andando molto bene, hanno un bellissimo riscontro, perché ovviamente c'è bisogno, mi leggo anche al discorso dei costi, di professionalità poi per realizzare tutto questo. Ovviamente non c'è bisogno degli attori, c'è bisogno di qualcuno che faccia le ricerche storiche, c'è bisogno di qualcuno che faccia magari costumi, quindi che ne so, un costumista. Noi non abbiamo un costumista, noleggiamo i costumi, ma magari tra i presenti ci può essere qualcuno. Potremmo avere bisogno di scenografie in alcuni casi per rendere più suggestivo, come hanno fatto loro con una ricerca anche di oggetti particolari. Ovviamente tutti questi dispositivi sono dispositivi che attivano la comunità, quindi mettono in rete una serie di professionalità a disposizione poi di un intervento che altro non è che un intervento culturale. Quindi ovviamente questo lo dico anche riferito magari ai bandi, alle opportunità che ci saranno. E l'ultimo aspetto è quello relativo a Lecce. Poi prima abbiamo chiesto, no, come funziona con le amministrazioni, eccetera, eccetera. Allora, a Lecce la situazione non ci sono soldi sostanzialmente. Quindi la maggior parte di questi interventi sono interventi che vengono fatti a proprio rischio di impresa, che era quello che diceva prima Andrea. Vale a dire, ci deve essere qualcuno che crede in un progetto, ci mette del tempo, ci investe all'inizio del tempo, comunque il tempo tolto ad altri tipi di lavori o altri tipi di guadagni, e poi condivide il progetto con una serie di persone che ci credono sostanzialmente. Perché l'unica soluzione poi per rendere sostenibile il progetto è il lungo periodo. Quindi torno e concludo sulla motivazione. Se un intervento del genere viene concepito con un carattere solo commerciale, non ha nessun senso di esistere e non ha nessun futuro, perché prima o poi non ci sarà un riscontro, prima o poi magari ci sarà qualcosa che non funziona. Vanno ripensati tutti questi interventi o i prossimi che faremo magari anche insieme in un'ottica ovviamente di investimento anche sociale, quindi di dire noi questa è la nostra maniera di esprimere una serie di contenuti, questa è una maniera in cui noi vogliamo tirare fuori delle cose ma anche prendere dal pubblico e poi restituire ancora una volta e lavorarci poi, quindi lavorarci mettendo anche dei soldi propri, mettendo del tempo, mettendo della fatica, come immagino anche Andrea abbia fatto all'inizio, sicuramente Renato, però finalizzato a un obiettivo che deve essere quello di valorizzare un luogo, quello di valorizzare un museo, quello di valorizzare una città, un luogo dove viviamo, una particolare situazione. No. Non è tanto neanche un problema di soldi a volte, cioè veramente attivando queste energie e queste competenze a volte si riesce a bypassare anche quello che è tutta la criticità economica, e quindi veramente ne servono pochi. Per esempio, una cosa che stavamo dicendo anche con Andrea mentre venivamo qua, una delle possibili collaborazioni con le amministrazioni, con gli enti, sono per esempio gli scambi di servizi, cioè nel senso, se io ho bisogno di un allaccio Enel, piuttosto che affittarmelo, posso usare l'illuminazione stradale oppure che ne so, l'elettricista del comune, cioè nel senso l'ente mi può mettere a disposizione quello che già noi a Perugia, per esempio, quando abbiamo il patrocinio, una delle cose che ci fa più comodo è intanto possono fare in piccoli quantitativi della stampa del materiale, hanno una stamperia comunale, quindi ci stampano per esempio le locandine. Però già stamparti le locandine sono 200-300 euro che tu non spendi, quindi è come se a loro non costa nulla e a noi ci fanno un grande piacere. Oppure l'utilizzo per esempio della loro mailing list, quindi che la nostra comunicazione arriva a 10.000 persone piuttosto che e a tutti quelli che sono interessati, perché arriva dalla mailing list comunale della cultura. Quindi, come dire, lo scambio di servizi a volte può essere utile. Te non ti costa niente, poi possiamo mettere un piccolo biglietto, noi rientriamo dei costi, tu fai visibilità e dai un servizio alla comunità e crei movimento per esempio in quel museo o in quell'area, e così si va, perché se andiamo a cercare i soldi in questi periodi. Infatti quello che dice Renato lo sottoscrivo. Noi abbiamo realizzato al momento una decina di interventi, per esempio al museo ferroviario, facendo pagare un biglietto, sono andati tutti esauriti sempre. Quindi vuol dire che
la gente è anche disposta a dare, a riconoscere e a dare un piccolo contributo, perché poi chiedevamo 5 euro ridotti, non ricordo quanto, insomma, per, a sostegno di queste iniziative culturali. Ci sono domande? No. Va bene, allora io volevo dare i riferimenti internet, voceprogetti.it, se non sbaglio il sito internet. Lì potete trovare un po' tutto, c'è anche un canale YouTube, quindi potete vedere anche il materiale che vi ho fatto vedere, c'è anche degli spettacoli interi, tipo quello del museo di San Patrizio, scusate, il Pozzo di San Patrizio, per intero, anche Mario Casprefo, e le imprese non sono fantastiche perché l'abbiamo fatto anni fa, però c'è, insomma, quindi se volete dare un'occhiata. C'è un Facebook? Sì, è la Saddicane. Per quanto riguarda lo spettacolo. Quindi facebook.com/lassadigane, i tuoi dati. Che sono sempre microfonato. Ormai è il tormento nella giornata. No, vabbè, il sito è www.autunnonero.com, la pagina Facebook è facebook.com/autunnonerofest, dove potrete trovare anche tra l'altro tutte le foto di tutte le date del Gustur e altro. Va bene, Elisa, tu hai una pagina internet, un indirizzo mail che hai diffuso. Va bene, allora noi vi ringraziamo e volevo ringraziare Renato Prezioso per il suo bellissimo intervento, e Andrea Scibiglia, il direttore del MUST che è andato via, la dottoressa Mandurino che si scusa ma era ammalata, mi ha chiamato con una voce veramente provata e non ce l'ha fatta a venire. Va bene, ci vediamo domani con l'ultima giornata dei laboratori dal basso. A domani. Grazie.